grazie, buonasera a tutti. È difficile venire dopo, dopo Garofalo e Roman, insomma la simpatia che loro hanno diffuso, cercherò di mantenerla un pochino. Io cercherò di farvi capire che all'interno di un'azienda è importante anche la comunicazione. Ho titolato, però vediamo se riesco a... ho titolato il mio intervento... No, questa era quella dopo... Ho titolato il mio intervento Saper fare e far sapere, perché credo che in questa frase sia racchiusa l'essenza di un'azienda vincente. Un'azienda vincente è un'azienda che sa fare bene il suo prodotto, lavora per migliorarlo, per mantenere la qualità alta ed è capace anche di far sapere quello che fa in azienda, di far sapere che il suo prodotto vale e di far sapere che il suo prodotto vale a più persone possibili. Quindi la comunicazione ha una sua importanza, così come ha la sua importanza fare un prodotto di qualità. Fino a qualche anno fa valeva un altro detto, diciamo così, che bastava il prodotto. Oggi il prodotto non basta più, viviamo in un mondo globalizzato, in un mondo in cui il mercato cambia alla velocità della luce, cambiano i competitor, crescono i competitor, il mercato cambia e cambia anche velocemente, per cui questa velocità impone un'evoluzione continua, impone un'innovazione continua e la comunicazione dentro questa evoluzione, questa innovazione gioca un ruolo veramente molto importante. L'evoluzione però non dobbiamo considerarla purtroppo come una scelta, come un'alternativa allo status quo. L'evoluzione è diventata una necessità perché, l'abbiamo detto, le aziende devono essere più competitive sul mercato, perché i competitor sono cresciuti, perché anche il Made in Italy, ad esempio, ha una sua fragilità. Il Made in Italy è molto richiesto nel mondo, è molto cercato, è molto ricercato, però l'Italia è un paese molto piccolo, le aziende italiane sono molto piccole, per cui anche il Made in Italy in qualche modo è a rischio. L'evoluzione quindi diventa una necessità e pensate, torno un attimo indietro al valore della comunicazione come premessa. Alle volte capita il paradosso che un'azienda che sa comunicare bene abbia più successo di un'azienda che ha un nuovo prodotto. Cioè, mentre in passato valeva il detto che il prodotto, che chi fa un buon prodotto, insomma, è già quasi alla fine dell'opera, oltre la metà dell'opera, adesso siamo arrivati al paradosso che un'azienda che comunica bene, ma che ha un prodotto magari più scadente, ha più successo di altre aziende. Succede ad esempio, succede in tantissimi ambiti, prima mi viene in mente quello del vino, no? Ci sono dei vini che nascono dallo stesso vitigno, dallo stesso territorio, dallo stesso, diciamo così, dalle stesse tecniche di coltivazione, di produzione, eccetera, ma se una delle due aziende, se una delle due strutture organizzative comunica di più, fa più marketing, fa più comunicazione, eccetera, alla fine sarà l'etichetta più conosciuta, sarà il vino più venduto, eccetera. L'evoluzione, dicevo, è una necessità e bisogna evolvere verso l'innovazione. Che cos'è l'innovazione? L'abbiamo sentito fino ad ora, innovare è ammodernare il proprio ciclo produttivo, è riorganizzare internamente i propri uffici e le proprie linee di produzione. Innovazione è cambiare il prodotto e modellarlo in base alle esigenze del mercato. Però ecco, tutto questo, cioè l'evoluzione, l'innovazione, non va vissuta con ansia. Io ci tengo molto a sottolineare questo concetto, perché soprattutto per le aziende italiane, da quando c'è il 4.0, da quando si parla di 4.0, c'è un pochino di ansia, no? Si pensa, oddio, adesso cosa devo fare? Mi tocca fare questa cosa, insomma abbiamo sentito anche negli interventi precedenti che ci sono anche delle convinzioni un po' sbagliate, si sviluppano delle convinzioni sbagliate. Invece l'innovazione e l'evoluzione non è assolutamente una cosa, un peso, una forzatura, non deve essere vissuta come tale. Deve essere invece vissuta come uno stimolo, come una cosa che ogni azienda deve fare con i suoi tempi e con le sue modalità, con calma, cercando le idee giuste, anche con semplicità e soprattutto senza frustrazioni.
In questo senso vengono liberate delle creatività e delle energie assolutamente insospettabili. Come si creano queste energie, come si liberano queste creatività? Proprio con l'innovazione che viene trascinata dalla comunicazione, che trascina in sé la comunicazione attraverso la condivisione. La condivisione è una cosa decisiva all'interno di un'azienda. E l'esempio di oggi noi siamo qui perché Alf ha voluto trasmettere a voi fornitori una novità, ha voluto trasmettere la sua innovazione di processo produttivo, la sua innovazione di prodotto. Questa è una forma comunicativa, è una forma di comunicazione applicata alla filiera e questa è condivisione, compartecipazione. Quindi il valore aggiunto e la compartecipazione e la condivisione si fa chiaramente attraverso la comunicazione. Quindi il valore aggiunto che la comunicazione dà all'innovazione, alla crescita di un'azienda, si esplica attraverso la compartecipazione e la condivisione. Ci sono due tipi di comunicazione altrettanto importanti, no? Importanti allo stesso modo, la comunicazione interna e la comunicazione esterna. La comunicazione interna è quella che avviene all'interno dell'azienda o tra l'azienda e la propria filiera. Vado veloce perché tanti concetti sono già stati detti. Viviamo oggi in un mondo in cui l'informazione non è più verticalizzata, non è più verticale, ma è orizzontale. Viviamo tutti dentro uno smartphone che ci dà in tempo reale le notizie e viviamo tutti in una rete in cui siamo tutti uguali. Tutti possiamo esprimere la nostra opinione, tutti possiamo dire la nostra e in qualche modo non abbiamo, diciamo, non ci sono filtri, tutti sono credibili o non credibili allo stesso modo. Questa orizzontalità dell'informazione all'interno di un'azienda ha una sua valenza estremamente positiva perché permette di avere molteplici punti di vista. Cosa vuol dire orizzontalità dell'informazione? Vuol dire ad esempio un intranet aziendale, vuol dire diffondere ciò che l'azienda vuole fare per crescere, ciò che intende fare, ciò che sta facendo, vuol dire creare delle community, dei gruppi di lavoro, vuol dire coinvolgere tutti quanti, coinvolgere gli addetti, coinvolgere a più livelli e a più piani. La stessa cosa, lo stesso modello si può applicare, si applica, si deve applicare alla filiera con la costituzione dei nodi di filiera. Ripeto, quello che sta succedendo adesso è esattamente questo, ma anche la compartecipazione ciò che l'azienda, dei progetti futuri o di come la filiera possa aiutare a sviluppare progetti all'interno dell'azienda è comunicazione di filiera. Faccio degli esempi banali, se volete. Il prodotto interno lordo tedesco è costituito per l'1,8% dalla subfornitura italiana, cioè la subfornitura italiana rappresenta l'1,8% della ricchezza industriale prodotta in Germania. Questo significa che siamo fondamentali per la Germania, insomma lo sappiamo, no? La nostra internazionalizzazione è estremamente orientata verso la Germania. Questo 1,8%, queste aziende italiane che fanno la subfornitura in Germania sono legate ad una filiera che nel momento in cui adotta il 4.0, innova, cambia, modifica i propri prodotti, modifica la propria organizzazione interna, eccetera. Nel momento in cui questo succede, le aziende italiane si devono adeguare, ci si deve ascoltare, si deve comunicare e questo si fa solo attraverso la comunicazione. Le aziende tedesche comunicano con quelle italiane e molto banalmente si entra in una compartecipazione, in una condivisione tale per cui il 4.0 che viene fatto dalla casa madre viene utilizzato in qualche modo, se ne usufruisce anche dal punto di vista della subfornitura e questo è importantissimo perché sviluppa appunto quella creatività, quelle energie fondamentali per poi far crescere tutta la filiera assieme alla casa madre. Un altro esempio, la Mevis di Rosà, in provincia di Vicenza, è un'azienda che fa minuterie metalliche. Nel 2008 era in forte crisi, rischiava di fallire, faceva minuterie metalliche per i grandi gruppi industriali dell'automotive e degli elettrodomestici. Ha deciso di seguire la propria clientela
B2B verso progetti, nei progetti più innovativi, ha cambiato completamente il proprio prodotto, ha cambiato vision dell'azienda e nel 2010 ha chiuso il fatturato a 51 milioni di euro, in crescita del 30% rispetto al 2009. Nel 2010 si era in piena crisi, la Mavis gode oggi di ottima salute, è un'azienda florida, in crescita, eccetera. Cosa voglio dire? L'essere agganciato alla progettualità, all'innovazione, alle nuove idee, l'aver comunicato bene con la casa madre ha permesso a questa azienda di crescere e di superare la crisi. La Sirmax di Padova, di Cittadella, in provincia di Padova, è un'azienda più grossa, fa 300 milioni di fatturato l'anno, fa polimeri, plastica sostanzialmente, polimeri espansi, poliuretano espanso, per i cruscotti delle macchine, per le lavatrici, per le lavastoviglie, eccetera. È un'azienda sanissima, lavora, è subfornitore di Whirlpool, Electrolux, Bosch, Fiat, eccetera, e ha internazionalizzato già da qualche anno per seguire i clienti, cioè ha aperto lo stabilimento in Polonia, ha aperto lo stabilimento in India, ha aperto lo stabilimento negli Stati Uniti per seguire la propria clientela, e questo ha reso la stessa Sirmax internazionale, moderna, efficace, eccetera. E questo, come dire, anche grazie ad una compartecipazione, cioè ad una comunicazione, ad un flusso comunicativo interno al circuito, alla catena del valore che si è creato tra le case madri e la Sirmax. Quindi da attore secondario, protagonista della rivoluzione industriale, è il passaggio che può vivere una filiera, un componente della filiera all'interno della rivoluzione industriale che stiamo vivendo, che è quella del 4.0. Ci siete già dentro, anche se magari non ve ne siete accorti, no, già il fatto di essere qui comunque vuol dire che avete una preparazione mentale, avete una testa pronta per entrare nella rivoluzione industriale e per trasformarvi da attore secondario a protagonista. C'è poi una comunicazione esterna, chiaramente la comunicazione che, come dire, tutti conosciamo, no? Quella che ha a che fare con i mass media, quella che ha a che fare con gli organi di stampa, i giornali, le televisioni, le radio, le fotografie, insomma, tutto quello che riguarda i media. Che non è marketing, perché il marketing è una cosa che, come ben sapete, si fa dietro un pagamento, no? Si ottiene pubblicità attraverso un'azione di pagamento, no? si compra una pagina pubblicitaria, si compra un servizio fotografico, eccetera. La comunicazione è quando noi affidiamo il valore della nostra azienda a un giornalista piuttosto che a un blogger, piuttosto che a un fotografo, uno scrittore. Affidiamo il valore della nostra azienda al giudizio di un'altra persona, di chi racconta questo giudizio, e questo implica che la veridicità e la credibilità della mia azienda viene data dalla voce di un'altra persona, e questo aumenta la credibilità della mia azienda, aumenta il prestigio della mia azienda, e qui sta il valore della comunicazione. Per questo certe volte è molto più importante la comunicazione che non il marketing, no? Perché il marketing viene percepito come qualcosa, sì, beh, questa pagina l'ha pagata, invece l'articolo del giornale viene percepito come una cosa, se esce sulla pagina, se viene raccontato dal giornalista, vuol dire che è proprio vero, che fa innovazione 4.0, eccetera. La rete e le 4F, allora, carta stampata, giornali, eccetera, ma soprattutto il web, non si può prescindere oggi dal web. Dicevamo prima che siamo tutti interconnessi, siamo tutti nel web, siamo tutti social, eccetera, eccetera. Come ha trasformato la rete l'approccio che un'azienda deve avere nei confronti dell'utente? L'ha trasformato perché il consigliere del cliente oggi non è più il testimonial super famoso, l'attore o un personaggio, insomma, diciamo, di un certo calibro. Oggi il consigliere dell'utente, del consumatore, è il friend, il fan, il follower o la family, queste 4F che vengono descritte, insomma, dai manuali digitali in questi ultimi tempi, cioè queste 4 categorie di persone che di fatto condizionano i nostri acquisti. Perché ci fidiamo di loro? Perché sono come noi.
tendiamo a fidarci di loro perché loro sono sul nostro stesso piano. Siamo tutti una grande famiglia, siamo tutti in rete, siamo tutti fantasticamente privi di identità, no? Convinti che ci siano tante identità, ma in realtà l'identità può scompare, e però ci fidiamo di queste categorie di giudici e compriamo il divano piuttosto che la lavatrice perché me l'ha consigliato la mia catena di follower piuttosto che un altro blogger che seguo assiduamente. Anche qui farei un esempio che è abbastanza lampante ed è un esempio politico. In questo momento al governo c'è un partito, affrontiamo l'argomento chiaramente solo dal punto di vista di metodo, prettamente di metodo, c'è un partito che è nato dalla rete, un partito che ha fatto della rete non lo strumento per ricercare dei profili politici, cioè lo strumento, la rete non è stato lo strumento che ha fatto sì che emergessero dei profili politici che poi potessero andare al governo, ma la rete stessa è stato profilo politico, la rete stessa è stata protagonista, per cui il partito ha vinto perché era il partito della rete, cioè era il partito di tutta la base che poteva esprimere la sua opinione, al di là dell'opinione, al di là dei contenuti, ma la vera diciamo così, ricchezza non è stato il contenuto espresso dalla rete, ma la rete stessa, il fatto che la rete abbia vinto su modelli precedenti che non si volevano più, che hanno fallito, che sono stati superati, eccetera. Allora, in questo contesto, quando parliamo di comunicazione esterna, quale mezzo migliore per avvicinare il nostro cliente, per avvicinare il nostro consumatore, se non lo storytelling? Che cos'è lo storytelling? È un racconto, è un metodo di descrizione della nostra azienda e di quello che facciamo attraverso il racconto della nostra storia. Perché lo storytelling è il metodo migliore per raccontarci, per raccontare l'azienda? Perché è familiare, perché si inserisce nella dinamica dei follower, dei friends, della family, si inserisce nella dinamica in cui io sono uguale a te, io azienda apro le mie porte a te, faccio conoscere i miei segreti, faccio conoscere come siamo nati, faccio conoscere il lavoro che c'è dietro al prodotto che ti sto vendendo, che ti sto proponendo, anzi non ti propongo neanche il prodotto non te lo voglio proporre, io ti voglio raccontare quella che è stata la mia storia e tu vedrai che la mia storia è uguale alla tua, che la mia storia ti emoziona, che la mia storia ti tocca il cuore e non la testa. Poi torniamo a parlare dello storytelling perché volevo farvi vedere un video, anche se è un po' lungo, ma insomma adesso vediamo. Gli eventi e i progetti sono un'altra cosa che oggi comunicativamente funziona molto, per lo stesso motivo per cui funziona lo storytelling, cioè gli eventi e i progetti sono dei momenti live, cioè dei momenti in cui l'azienda si avvicina al consumatore, all'utente, al cliente, si avvicina alla gente dal vivo, stringe le mani. Per eventi e progetti parlo chiaramente di feste celebrative, convegni, questo è un evento chiaramente, quello di oggi è un evento, no? In cui ci si avvicina, oppure anche sponsorizzazioni, eventi solidali, benefici, eccetera, in cui l'azienda si avvicina alla gente e dice: io sono come te, noi siamo una grande famiglia e voi siete importanti per me, così come lo è il mio lavoro, così com'è la mia linea produttiva, perché creo una compartecipazione, una sinergia, che è la cosa di cui parlavamo prima. Vorrei farvi vedere questo video, che poi magari sfumiamo perché dura 7 minuti e mezzo, per cui non voglio ammorbarvi. Questa è lo storytelling, è un esempio di storytelling. Storytelling sono video, sono servizi fotografici, sono libri, eccetera. Questo è un esempio di storytelling dell'azienda Solari. L'azienda Solari è un'azienda di Udine che fa cartelloni meccanici degli orari delle varie stazioni, gli aeroporti, le stazioni dei treni, eccetera, quei cartelloni che vedete con gli orari dei vari treni, eccetera. Questo è uno storytelling realizzato da Storie di Chi, che è una realtà di comunicazione, una realtà giornalistica con cui io lavoro presso.
Pesaria avessi impistato se avessi dal fin. Però che il tempo ci torna. Abbiamo diversi orologi da campanile, ce n'è uno che, anziché avere il nongolo che carica ogni giorno l'orologio, e l'acqua che arriva dall'acquedotto che fa girare una ruota, e questo viene in carica l'orologio. Abbiamo poi l'orologio dei pianeti, abbiamo poi un paio di orologi vecchi della Solari, uno Sanotarion che suona due volte al giorno, un inno carmico religioso dedicato alla Madonna, che è un saluto a Maria, il saluto Maria. Siamo in Val Pesarena, in provincia di Udine, la Val Pesarena è chiamata Valle del Tempo. Valle del Tempo perché dal 1600 in poi hanno fatto sempre orologi. La leggenda narra che un genovese è partito da Chiavari vicino a Genova, è stato scambiato con la Repubblica Veneta come prigioniero politico, è stato mandato qui a Pesaris dalla Repubblica Veneta. Qui a Pesaris, come tutti i carnici, ha portato le spezie di Venezia in Germania, e in Germania ha visto costruire i primi orologi a pendolo. Nel 1600 Galileo, nella prima metà, ha avuto l'intuizione del pendolo, nella seconda metà è stato applicato il pendolo all'orologeria. E il pendolo è stata una grande invenzione per la regolazione del tempo. Questo uomo, che è un pirata, la leggenda dice che era un pirata genovese, è tornato a Pesaro e qui si è messo a fare l'orologio. Nel 1725 nasce la Fratelli Solari, a un chilometro a monte di Pesaris, perché c'era un ruscello con la portata costante che poteva muovere le macchine utensili, perché la corrente sappiamo che è arrivata nel 1940-50 più o meno. Quindi prima era mosso tutto dall'acqua. Nel 1700 gli orologi erano un lavoro di fabbro fino, quindi ferro battuto, facevano il telaio, tiravano sulle ruote sempre a ferro battuto e poi con la lima limavano i denti. Quindi era un lavoro molto importante, per fare un orologio ci volevano mesi e mesi. Negli anni 30, oltre agli orologi del campanile, qui a Pesaro si fa una grande invenzione, l'orologio con l'ora digitale, cioè non più le lancette, ma dei numeri fatti con delle palette che ruotano con un rilo e formano un numero. Oggi è facile pensare a queste cose, però in quei tempi era una grande invenzione. La paletta poi ha avuto il suo sviluppo industriale, oltre che negli orologi, anche nei treni indicatori, che sono quelli che indicano la partenza dei treni e degli aerei nelle ferrovie e negli aeroporti. Io ho cominciato a lavorare da giovane qui, ho provato per
cambiare mestiere perché c'era l'idea di andare verso qualcosa di più importante, però dopo aver lavorato da altre parti sono ritornato e ho voluto riprendere quello che sentivo nel cuore, la passione dell'orologeria. Allora spegniamo l'audio perché è un po' lungo, però ecco, avete colto il senso, no? Il senso dello storytelling è umanizzare il prodotto, anzi umanizzare l'azienda, perché poi in realtà in questi pochi minuti noi non abbiamo mai visto quello che realmente fa adesso Solari. I vari pannelli elettronici che vengono fatti adesso, oggi, che rendono grande questa azienda in tutto il mondo, qui non appaiono mai. Quindi lo storytelling ha successo perché umanizza l'azienda, perché dice allo spettatore, in questo caso visto che è un video, io dietro la mia azienda ho una tradizione, ho una passione, ho tantissimo lavoro, ho convinzione, ho sacrificio, ho una famiglia intera che lavora, ho tante cose che sono tutti valori importantissimi e che sono valori che mi avvicinano a te, che avvicinano il mio mondo al tuo mondo e ti fanno capire che ti puoi fidare di me. Ecco, lo storytelling è uno strumento che infonde fiducia, che crea fiducia tra l'azienda e il consumatore, ed è proprio quella fiducia che adesso viene richiesta in un mondo che è estremamente parcellizzato, estremamente globalizzato, generalizzato, in cui tutti dicono tutto e appunto, come dicevo prima, ci sono i follower, i fans, i friends che condizionano la nostra vita, che però è un mondo privo di identità, e invece questa è l'identità, questo è un bisogno di identità che l'azienda con questo metodo, insomma, con questo racconto può dare al suo cliente. Torniamo alle slide e lasciamo lì, vediamo se riusciamo a vado verso la conclusione, a vedere la slide, devo schiacciare? No? Ecco, quindi l'importanza dello storytelling in questo momento è fondamentale dal punto di vista comunicativo per far crescere l'azienda, per far sì che quello che sta facendo un'azienda in termini di innovazione ed evoluzione venga conosciuto. Tralascio il fatto che appunto essere citato in una rete, diciamo così, di blogger piuttosto che di Twitter, Instagram, Facebook, eccetera, eccetera, porta più utenti che non essere letto su un quotidiano locale, per dire. Quindi lo storytelling, dicevamo prima, è il racconto della storia che c'è dietro l'impresa, che è fatta di passione, tradizione, lavoro duro, coraggio e sacrifici. Fa emergere tutto questo dando indirettamente valore al prodotto, perché anche se io non parlo mai del prodotto nel mio storytelling, comunque il mio cliente, il mio utente, chi mi sta ascoltando, si fida di me e compra il mio prodotto o comunque lo percepisce come un buon prodotto. Consigli in pillole per chiudere e per fare anche un po' di riassunto delle cose che ho provato a dirvi molto velocemente, ma insomma ho cercato di farvi cogliere. Identificare valori e caratteristiche della tua azienda da trasmettere all'esterno. Consigli in pillole chiaramente per fare della comunicazione un veicolo importante per la vostra innovazione. Identificare valori e caratteristiche. Chi sono io? Che cosa voglio trasmettere? Cosa voglio portare all'esterno? Identificare il proprio target, a chi lo voglio portare il mio messaggio, il mio prodotto è fatto per chi? È fatto per i giovani e come ragionano i giovani? È fatto per i più anziani e che bisogni hanno oggi i più anziani? Creare un flusso di informazioni, è importantissimo quello che dicevamo prima, creare il flusso di informazioni interno all'azienda, cioè creare quella compartecipazione, quella condivisione di progetti che fa sì che esca creatività, esca energia, e creare quella compartecipazione con la filiera per far sì che anche la filiera partecipi all'innovazione e alla realizzazione di questo 4.0 che è prima di tutto nelle teste di ognuno di noi.
Però è una figura aziendale di riferimento, chiaramente nell'ambito dell'organizzazione aziendale poi chi si occupa di comunicazione saranno persone che devono fare da collettore di tutte queste energie, di tutte queste progettualità, di queste idee, alimentare una community di utenti, quello che dicevamo prima, se la rete ci condiziona così tanto usiamola, come dire, se non possiamo combattere il nemico alleiamoci, usiamola bene a nostro favore, cercando di creare delle community ad hoc senza voler raggiungere tutti i social del mondo o tutte le piattaforme del mondo. E poi c'è un sovralivello di comunicazione, cioè un livello superiore di comunicazione oltre ad azioni, diciamo così, di base, no? Che è alimentare delle partnership e delle reti di impresa, perché insieme, lavorando insieme tra imprese, tra realtà industriali, si riesce anche qui a sviluppare nuovi business, andare all'estero con fiere, con eventi, farsi conoscere all'estero, quello che dicevamo anche, che accennavamo prima. L'Italia è ricchissima di bellissime imprese che però all'estero sono ancora poco conosciute. C'è un livello di internazionalizzazione bassissimo in questo paese. Bisogna cercare di usare la comunicazione come veicolo per far sapere al mondo quello che stiamo facendo. Guardate, vi faccio un esempio, anche questo un po' banale. Io ho un'amica che fa la wedding planner, cioè organizza matrimoni. E lei è da sola, ha questa passione, si diverte da morire, ha un sito internet, ha avuto l'idea di farlo sia in italiano che in inglese, lei è strapiena di richieste di stranieri che vogliono sposarsi in Italia e non riesce a star dietro a queste cose. Allora anche qui, introdurre le lingue nel proprio sito, anche questa è una cosa banale, sicuramente voi ce l'avete tutti quanti, non sto dicendo cose nuove, però avere un approccio, cioè non aver paura di vendere le proprie cose anche all'estero, al di là del nostro confine, è fondamentale, perché comunicare attraverso il proprio sito questa cosa, perché non si sa mai quello che possa capitare. Avere un approccio flessibile e positivo nei confronti dei media è banale, no? Cioè, usare i media a nostro favore, usare i media in modo tale che possano sì avere un giudizio positivo su quello che facciamo, per cui anche qui favorire la comunicazione, favorire l'approccio con le persone che individuiamo possano essere i nostri referenti. Concludo ricordando che, insomma, quello che è stato detto durante questo pomeriggio, che evolvere, innovare è necessario, è indispensabile, è bello, non è frustrante, non è un peso, non deve essere una forzatura, è estremamente stimolante ed è una cosa che va fatta e che non è difficile da fare. Per cui buona innovazione, buona comunicazione e buon futuro a tutti.